Ben ritrovati, fedeli followers della Ferie Femini Film. Tengo un tono di voce un po' più tranquillo perché ho sentito che l'audio prima non era decentissimo. Prima quando? Quando 3 minuti fa ho girato la trailer reaction di Luca, che trovate sul canale prima di questa. Vi dicevo che oggi sono usciti 2 trailer e che forse avrei fatto la reaction anche dell'altro trailer, cioè di quello che sto per fare. Army of the Dead, nuovo film di Zack Snyder, nuovo film di ambientazione zombie. Film Netflix, costato anche un po', 70-80 milioni, ho letto. Andiamo a vedere questo primo trailer e vediamo cosa si può dire riguardo. Sembra un film DC con questi colori un po' pastellosi, un po' neon. Un po' Birds of Prey, diciamo, i colori. Grande Bautista, vedo già cose che mi piacciono, tipo quella mazza con i chiodi. Ricorda molto Z Nation. 21 maggio, questo è vicino. Però. Allora, si vede veramente poco in questo trailer, ma quello che si vede, devo dire che soddisfa la parte più ignorante, mettiamola così, più di stomaco del me cinefilo, diciamo così, del me che guarda i film. È ambientato Las Vegas, abbiamo visto, non solo perché c'è l'insegna, ma vediamo anche slot machine, sembra parte della casa di carta quando entrano in quel caveau con quelle montagne di soldi. C'è Dave Bautista che sembra avere un ruolo molto molto importante, non è male, è un attore che mi piace, diciamo degli attori che vengono dal mondo della lotta. Del wrestling, secondo me, è uno dei migliori, più bravo a recitare del The Rock, anche se The Rock è migliorato molto negli ultimi anni. E sembra esserci tanta, 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 tanta rissa, tanto sangue, tante botte, tanti zombie, tanti cervelli spappolati, insomma, la parte più, di pancia. Di me sicuramente si godrà un sacco vedere questo film. Tra l'altro uscirà verso fine maggio, quindi tra circa 3 mesi, 21 maggio sono circa 3 mesi giusti, poco meno di 3 mesi. Molto bene. Ripeto, il trailer si vede molto poco in realtà, quindi non si può giudicare più di tanto la pellicola. Si vede un sacco di zombie. Ho l'idea di una sorta di Las Vegas, penso barricata e circondata da zombie, da questa armata, appunto, questo esercito di morti, come per tradurre il titolo. E ho l'impressione che questi sopravvissuti che noi vediamo, Dave Bautista e gli altri 2 personaggi che vediamo, insomma, siano in qualche modo chiusi, forse all'interno di questa sala giochi, dove c'è appunto un caveau, dove ci sono delle slot machine, non lo so, queste sono alcune idee che mi vengono guardando questo trailer. Ripeto, rispetto a Luca, che abbiamo appena visto, il trailer che abbiamo appena visto, c'è molta, molta, molta più ignoranza, ma ci vuole anche quella, insomma, si bilanciano le 2 cose, abbiamo la poesia bellissima di Luca e l'ignoranza becera del stomaco, di pancia, proprio, che soddisfa qua di Army of the Dead. Appunto, si bilanciano, ci vogliono entrambi, credo. Vedremo il film quando uscirà. Voi mettete mi piace a questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, recuperate anche la trailer reaction di Luca, datemi una soddisfazione, mi sono messo qua a recensire, a reazionare entrambi i trailer e noi ci vediamo molto molto presto, nuovi contenuti della serie Femini Film. A domani.